Abbiamo parlato di strategie obbligazionarie, ora è arrivato il momento di dare voce ad alcuni dei protagonisti dell'industria del private banking e della consulenza finanziaria. Sappiamo infatti quanto abbia inciso sulla raccolta degli intermediari, lato risparmio gestito, la corsa ai BTP. Risparmio gestito, tuttavia, che è anche la componente più remunerativa. Assolutamente, allora cerchiamo di capire insieme quali contromisure gli intermediari abbiano adottato per contenere appunto la fuoriuscita di capitali dal risparmio gestito alla raccolta amministrata, quali sono gli argomenti che i consulenti finanziari e i private banker possono e non possono usare quando cercano di incoraggiare i loro clienti a fare la cosa giusta, a guardare oltre il perimetro dei titoli di Stato italiani, a integrare quella componente che può essere presente nei portafogli, ma va necessariamente integrata appunto con altre cose, con altre classi di attivo. Lo facciamo con due protagonisti, due rappresentanti autorevolissimi dell'industria del private banking, giusto? Giusto. Diamo quindi il benvenuto al primo ospite. Invito a raggiungerci qui sul palco Mario Ruta, vice direttore generale di Allianz Bank Financial Advisor. Buongiorno. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Ben arrivato. Grazie. E chiedo alla regia di aprire il collegamento con il secondo ospite, Alessandro Varaldo, amministratore delegato di Banca Letti. Ben trovati. Buongiorno, ben arrivato anche a te. Buongiorno Alessandro, partiamo da te perché l'abbiamo già detto nel corso di questa mattinata, oggi molti investitori vedono nei BTP un po' una soluzione facile per allocare il proprio capitale. Non direi proprio una panacea per i mali del portafoglio, ma comunque qualcosa che conoscono bene, che sono abituati a maneggiare. Ma siamo proprio sicuri che sia la scelta giusta, la scelta azzeccata? Come andrebbero inseriti i titoli di Stato a livello di costruzione del portafoglio? Con che metodo, con che logica, guardando lo scenario generale? Alessandro. Io direi con e oltre i BTP, nel senso che i titoli di Stato in un portafoglio fatto per e con il risparmiatore italiano sono una componente che deve e può esserci. Questo sicuramente è il punto di partenza. L'analisi però deve essere un'analisi un pochino più completa, che va a monte. Intanto per capire quali sono le dinamiche del risparmio degli italiani. Io ho preparato qualche slide che vorrei far vedere. Nella seconda slide che io ho preparato, il grafico, se possiamo mandarlo in onda, chiedo alla regia di mandarlo in onda, che cosa dimostriamo? Dimostro che intanto il risparmio degli italiani è cresciuto ed è sopra mediana negli ultimi anni, quindi la ricchezza è aumentata. Di fatto. Ed è già una buona notizia. E questa è la prima buona notizia. La seconda buona notizia da un punto di vista del posizionamento rispetto al debito, che è la seconda slide che ho preparato, dimostra come di fatto sia aumentata in maniera importante la consistenza dei titoli di Stato, dei BTP, nella ricchezza dei nostri risparmiatori in maniera consistente. Solo lo scorso anno sono stati più di 100 miliardi aggiuntivi, quindi da quasi 200 miliardi a quasi 300 miliardi sono aumentate le consistenze nei portafogli, quindi la composizione del risparmio ha visto incrementare al crescere dei tassi di interesse la componente di titoli di Stato. Quindi un aumento importante. E questo è molto importante, sicuramente c'è un tema di maggior solidità per il nostro debito e quindi anche una buona notizia non soltanto per i nostri conti pubblici e in particolare per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma di fatto anche perché mette al riparo in caso di maggiore volatilità da quelle che possono essere i movimenti speculativi che abbiamo visto nella crisi post Lehman dei debiti sovrani e che abbiamo visto nei momenti di maggiore volatilità. Ma questo non basta, quindi è una considerazione generale che pone le basi in maniera importante, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché in mancanza di diversificazione, che è quella che noi consigliamo fortemente,
comunque si è esposti alla volatilità, si è esposti a un rischio liquidità non solo in determinate fasi, ma soprattutto si è, quando ci sono fasi di rialzo dei tassi di interesse così significative, anche a perdite in conto capitale importanti, a fronte di cedole che crescono, ma che mediamente comunque si attestano intorno a 2,70. Quindi sia sulla rivalutazione in conto capitale, che ahimè, quando si rialzano i tassi, può portare a perdite significative, a crescita della duration, ma anche di fatto a una crescita sì delle cedole, ma inferiore a quello che oggi è il rendimento a scadenza dei titoli. Quindi una naturale volatilità legata alle caratteristiche proprie del reddito fisso e quindi di un investimento in particolare sui titoli di Stato. Grazie Alessandro, vengo a te Mario, perché per la componente di risparmio gestito e vita tra le reti di consulenza finanziaria nel 2023 Allianz Bank è risultata seconda a livello di flussi netti. Quali sono le strategie che vi hanno consentito di fare mediamente meglio nel mercato? Innanzitutto mi piace sottolineare che anche quest'anno stiamo confermando questo trend perché siamo primi sia sulla classifica assoluta che sul pro capite, quindi confermiamo un trend che contraddistingue la nostra organizzazione da anni. Detto questo, cosa ci ha permesso l'anno scorso, di essere così, presenti nell'alveo del risparmio gestito? Siamo andati incontro a quello che era un'esigenza espressa del cliente e quindi un'esigenza espressa nell'investimento di risparmio amministrato, ma con questo grande supporto delle nostre case di gestione che hanno dato un valore consulenziale a questa esigenza del cliente. Quindi, un po' quello che diceva Alessandro, si è andato dai clienti, si è spiegato qual era il rischio nel concentrare il portafoglio su singoli titoli e si è fatto capire ai clienti qual era il valore di una gestione professionale, seppur in titoli, all'interno di un portafoglio Quindi di gestito, lo quindi soluzioni spiegare, insomma, il raccontare, motivare serve. motivare, quindi attraverso appunto la diversificazione, il fatto di non concentrare su un singolo emittente, poi soprattutto prendere delle opportunità, qui mi riferisco soprattutto ai prodotti target maturity che derivavano da questo andamento dei tassi. E devo dire che siamo stati molto reattivi e questo lo si deve soprattutto quando si fa parte di gruppi come i nostri, dove i nostri asset manager di casa si sono messi subito a disposizione per intercettare queste esigenze. Questo sulla parte tattica. Sulla parte un po' più, diciamo, di largo respiro, abbiamo comunque focalizzato l'attenzione dei clienti, su quello che era un ingresso programmato, nel mercato, diciamo, azionario, laddove comunque quella che era la propensione al rischio del cliente, lo consentisse. E quindi abbiamo studiato delle soluzioni che, partendo da una buona gestione della liquidità, consentissero al cliente di entrare nel mercato, in maniera frazionata, mese per mese, quindi delegando di fatto a questo meccanismo quello che era un ingresso prudente, su quelle che erano delle opportunità che soprattutto nel 2023 c'erano nel mercato azionario, che una buona parte dei nostri clienti hanno raccolto. Per quanto riguarda invece la parte un po' più alta della clientela, quella che noi definiamo wealth, per noi il cliente wealth comunque è dai 5 milioni di euro in su, ci siamo molto focalizzati sul segmento delle gestioni patrimoniali. Ma qui ricalcando, infatti anche su questo segmento l'anno scorso siamo stati una delle prime realtà del mercato, ricalcando un po' quella che era la logica dei prodotti target maturity, che sono andati dal cliente, se hai questa necessità di avere un portafoglio in amministrato, fallo in gestione patrimoniale con il supporto di un team qualificato proprio nella selezione dei singoli titoli. E poi per ultimo, non meno importante, noi nel 2015 in maniera molto avveduta avevamo chiuso la distribuzione delle gestioni separate. Questo per tutta la nostra, diciamo, distribuzione all'epoca fu un problema. L'eramo primo. L'eramo primo. Infatti fu molto difficile, spiegare ai nostri banker perché chiudevamo, ma la logica era quella di non annacquare il rendimento per i clienti che erano già nelle nostre gestioni separate. Questo però è stato un plus in questa fase di mercato perché, avendo chiuso nel 2015, abbiamo riaperto le gestioni separate nel 2023 proprio perché si poteva in qualche modo approfittare di quelli che erano degli ottimi rendimenti da
di inserire all'interno di questi prodotti. Devo dire che anche diciamo, questa gamba, che comunque viene definita come risparmio gestito, ha fatto sì che noi risultassimo appunto in classifica, in quelle posizioni di cui parlavo prima. Grazie Mario, interessante, mi ricollego a una cosa che dicevi prima, quando parlavi della soluzione che consente, ha consentito ai clienti, dalla liquidità, diciamo dalla gestione della liquidità, di muoversi verso la componente azionaria. È interessante perché nel 2023, giustamente sappiamo, il mercato azionario ha fatto un risultato importante, ma all'inizio dell'anno pochissimi investitori erano in realtà posizionati sui mercati azionari, e anzi il mantra di inizio 2023 era investiamo nei bond perché i bond sovraperformeranno i mercati azionari. Quindi interessante questa, insomma, questo passaggio che sottolineavi. Parlando di fondi buy and hold, quindi quelli che in qualche modo replicano il meccanismo a cui gli investitori in titoli di Stato sono abituati, insomma, a fare i conti. Ecco, questi strumenti sono ancora una risposta convincente, o con la Banca Centrale Europea che inizierà a tagliare i tassi verosimilmente a giugno lo scenario cambierà? È chiaro che con un contesto di tassi che scendono questi prodotti perdono un po' di appeal, però è anche vero che noi abbiamo iniziato a fare questa discussione inizio anno. Taglieranno i tassi, l'importante, come dicevo prima, avere a disposizione un asset manager che in maniera veloce ti dia la risposta. Quindi anche noi ci siamo sempre sintonizzati con i nostri partner proprio per cercare di prendere quelle gabbie di opportunità e quindi un po' di sfruttare quello che è ancora, diciamo, un livello alto di tassi di interesse. Quando ci sarà il taglio, è chiaro che noi qui saremo un po' più pronti su quelle che sono le soluzioni core. Noi abbiamo, diciamo, nella nostra faretra un asset manager globale come Pinco, e quindi stiamo cercando anche di posizionare i portafogli proprio per sfruttare al meglio quello che sarà il taglio dei tassi di interesse. Però anche qui conta molto questa gestione tattica e soprattutto questa grande capacità di reattività che chi ci fa, passami il termine, il prodotto deve avere in queste circostanze. Devo dire che la rete su questo anche quest'anno ha risposto in maniera molto positiva. Grazie Mario. E tornerei ai BTP con Alessandro, perché mi piacerebbe sfatare un altro mito. Se mettiamo a confronto, in prospettiva, l'investimento nei nostri titoli di Stato italiani, guardiamo quello che è successo negli ultimi 2 anni rispetto ad altre asset class, cosa scopriamo? Intanto ribadisco anch'io, e sono molto d'accordo, che la gestione tattica sia straordinariamente importante, e proprio per andare a scoprire, come dicevi giustamente, quale sia stato, perché noi dimentichiamo troppo spesso, quando vediamo un rendimento a scadenza, una cedola interessante, quanto sia importante invece combinare i diversi elementi per arrivare al risultato finale. Quello che è successo da quando, sostanzialmente da quando è iniziato il ciclo di rialzi dei tassi di interesse, prima della Federal Reserve e poi della Banca Centrale Europea, che hanno portato i tassi a breve, primo elemento importante, a salire di 4 punti e mezzo o 5 punti e mezzo addirittura, perché da zero sui tassi ufficiali a negativi sui rendimenti invece lungo la curva, siamo passati a rendimenti tutti superiori al 3,5-3,75% anche per quanto riguarda i tassi italiani, e prossimi al 4% minimo. Questo vuol dire innanzitutto che, come insegniamo sempre, cui non smettiamo mai di fare l'analisi con i nostri risparmiatori, è quello di misurare il comportamento, quindi l'andamento del prezzo, in ragione di quella che è la durata finanziaria, e quindi in particolare la duration dei titoli obbligazionari. Insomma, quando i tassi salgono di più del 4% su un titolo che ha una duration di 7, quindi tendenzialmente un decennale, questo cosa vuol dire? Vuol dire che puoi avere perdite sul tuo investimento anche pari al 38%. Poi evidentemente questo risultato va ponderato lungo la curva, e quindi con una durata media un pochino più bassa,
però cosa porta? Porta a un risultato che non ha precedenti, perché la curva e quindi l'insieme dei titoli obbligazionari di Stato italiani nel 2022 ha perso il 17%. Ora, recuperare questo 17% richiede un periodo, quindi un orizzonte temporale che va ben oltre, banalmente, se prendiamo un tasso del 4 attualizzato ai 3 anni e mezzo, 4. Cioè ci vogliono almeno 4 anni per recuperare il valore che avevano i titoli quando è iniziata questa straordinaria corsa al rialzo a causa dell'inflazione dei tassi di interesse. Questo confrontato, e qui anche qui ho una slide, la slide 5, che aiuta in questo, mettendo a confronto banalmente l'andamento dei nostri titoli di Stato italiani con quelli europei e con un indice, il Morgan Stanley World globale azionario, nello stesso periodo, quindi prendendo anche le fasi positive di andamento del mercato, quindi anche il 2021, non soltanto il 22, 23, 24 fino adesso, quello che risulta è che in questo periodo, che non è solo il 2022, il mercato azionario globale ha fatto un più 12, nonostante l'annus horribilis è impegnativo anche per il mercato azionario globale, che ha perso sostanzialmente la stessa entità di capitalizzazione, quindi anche lei, anche l'indice azionario ha perso circa il 17% contro un 17% di obbligazionario, ma la differenza qual è? Che poi l'azionario ha recuperato molto velocemente e l'obbligazionario viceversa ha vissuto un periodo altresì di volatilità molto importante. Quindi non è solo il fatto che ha perso il 12 contro il 12 che ha guadagnato l'azionario, ma il titolo di Stato italiano, ma oltretutto è la volatilità, quindi anche il timing rispetto al momento di entrata o di uscita crea una complessità molto molto significativa. Per cui sono molto d'accordo con quello che diceva Mario prima, bisogna gestire oggi che ci sono dei rendimenti particolarmente interessanti sulla parte breve, e qui noi puntiamo molto sulle strategie di allocazione sulla componente sia italiana ma internazionale obbligazionaria, anche per gli high yield di alta qualità, sugli investimenti a breve, perché la duration non ha ancora finito di misurare l'impatto di un eventuale, con una curva che è particolarmente negativa sulle scadenze di medio termine, 3-4 anni, 5 anni, quindi a rendimenti negativi più bassi della parte a breve, io mi aspetto un irripidimento importante, perché come dal mio scenario l'economia poi l'anno prossimo e l'anno successivo crescerà a ritmi superiori a quello che si aspettano la maggior parte degli analisti. E allora i movimenti dei tassi porterà la componente della curva e quindi le scadenze di medio e lungo periodo a essere più alte in termini di rendimento a scadenza di dove sono oggi. E quindi l'opportunità che ci siano delle perdite ulteriori in conto capitale a quelli che hanno investito successivamente con una durata ben superiore a quella media o alle scadenze brevi può essere un rischio, secondo me, da non tenere in portafoglio. E quindi ha molto più senso andare a non solo diversificare a livello obbligazionario partendosi dai BTP, ma anche dagli altri titoli con rating più elevato europei, così come internazionali, con attenzione ovviamente alle obbligazioni a yield, se non dove c'è qualità, ma diversificando sia la componente obbligazionaria ma anche la componente delle valute, che è uno stabilizzatore importante per un portafoglio obbligazionario. E poi non rinunciare assolutamente alla componente azionaria, perché comunque su un orizzonte di 2 o 3 anni la componente azionaria, non solo per quello che abbiamo visto, ma soprattutto per quello che vedremo in termini di crescita e di traino da tutti quei settori più sani, non sono tutti, ma che sanno portare valore, far crescere gli utili al pari della crescita dell'economia,
rappresentano delle opportunità anche per chi è particolarmente interessato alle cedole, perché il solito tema, poi ne parleremo fra poco, immagino, però il solito tema del capitale, quindi il patrimonio che si rivaluta anche al netto dell'inflazione e così diversificando si ottiene il risultato, ma anche quello di avere dei flussi. Io ieri mattina ho visto un cliente che mi ha detto: no, ma io ho bisogno delle cedole perché devo integrare il mio reddito. Benissimo, ma le cedole in natura ci sono sui titoli obbligazionari, ma ci sono, come abbiamo imparato, anche su quelli azionari attraverso i dividendi. E ormai a livello europeo, in primis il mercato italiano, ci sono titoli assolutamente di ottimo valore, sottovalutati in termini di prezzo rispetto alle aspettative di crescita, che distribuiscono dividendi ben superiori alle cedole 2,70. Quindi non dobbiamo guardare solo ai titoli appena emessi o al BTP valore, ma la media dei titoli che compongono il debito e quindi la consistenza nel portafoglio degli italiani. Quindi ha un senso averli, sì, ci sono cedole, ma i dividendi sono ben superiori rispetto a quelle che sono le cedole. Anche in termini di dividend yield sono molti settori, non soltanto quello bancario e finanziario, che rendono più dei titoli di Stato. Grazie Alessandro. Prima, quando citavi l'impatto che l'aumento dei tassi ha avuto sui titoli di Stato italiano, mi veniva in mente quello che dicevamo all'inizio di questa mattinata, ricordando quello spot sul BTP Valore in cui si raccontava che i BTP, in questo caso BTP Valore, sono il modo più sicuro per integrare stipendio, la pensione e lo stipendio. Sì e no, come abbiamo visto. Restando a te Alessandro, l'esuberanza dei risparmiatori italiani nel comprare appunto i BTP, i titoli di Stato italiano, riflette anche alcuni errori tipici studiati dalla finanza comportamentale. Quale in particolare? Beh, intanto dobbiamo secondo me considerare, così come la finanza comportamentale ci insegna, il più tradizionale degli esempi di cosiddetto nudge, no? Quindi Richard Thaler parla di spinta gentile. Beh, insomma, se io propongo un titolo di Stato, un'obbligazione, BTP Valore nella fattispecie, che oltre ad avere la tassazione agevolata, perché è il 12,5% contro la tassazione su qualsiasi altra forma di investimenti, abbiamo un bonus, e abbiamo le cedole o crescenti o comunque alte rispetto a quelli che sono onestamente i fondamentali, è evidente che questo in più faccio, cosa che non avveniva in precedenza, una promozione particolarmente significativa. La crociera, ricordiamolo, no? Qualcuno ha detto manca la bicicletta col cambio Shimano in offerta e poi abbiamo chiuso il cerchio. Non diamo idee strane al nostro ministero. Anche. Beh, vabbè, a quel punto, sai, se la bicicletta è buona col cambio Infatti, Shimano... La bicicletta può avere appeal. Può avere, non so perché, per gli appassionati. Però detto, insomma, al di là delle battute, chiaramente questo è il classico nudge, no? Che è quello che avevamo visto in maniera virtuosa con i PIR, se vogliamo, no? Nella prima edizione dei PIR, che poi si sono un po' persi perché non avevano capito molto bene come andavano modificati. Adesso speriamo che con gli ELTIF si riesca a guidare un po' meglio su un portafoglio diversificato, dando un vantaggio fiscale a scadenza e quindi spingendo e quindi convincendo in maniera più semplice gli investitori. Quindi questo è il fenomeno che offusca quelli che sono poi tutti i bias comportamentali, e in particolare ce n'è uno che è un grande classico, cioè se volete è l'effetto gregge da un lato, o quello che poi in gergo tecnico si chiama il fear of missing out, no? Cioè quello che è la paura di rimanere senza questa grande straordinaria opportunità di comprare i BTP Valore, che come abbiamo visto ha perso un po' di smalto, no, nell'emissione dei giorni scorsi. È andata perché... meno bene di quella precedente sicuramente. Sì, esatto. Nonostante, diciamo, i rendimenti fossero più alti dell'emissione precedente, perché comunque gli investitori per primi si rendono conto
che c'è un rischio tasso, perché poi possiamo dire quello che vogliamo, ma il risparmiatore italiano sì è molto guardiano, troppo, nella nostra classificazione noi diciamo che è guardiano, quindi tendenzialmente ha 70% di obbligazioni e molto spesso la componente più importante, ben oltre la dimensione naturale, è proprio sui titoli di Stato, su BOT, BTP, CCT solo in parte, ma insomma, quindi capiscono sì e no il tasso fisso e il tasso variabile, però in ogni caso hanno una componente troppo alta. E quindi questo crea una difficoltà, non soltanto, e questo è un punto importante, rispetto a una dinamica dei tassi di interesse diversa da quella che il mercato quota o che il mercato si aspetta, ma anche poi la difficoltà di fronte a fenomeni inaspettati, perché adesso tutti siamo tranquilli, diciamo che il credit crunch non ci sarà, siamo convinti dei fondamentali, tutto è roseo. Però poi dopo cosa succede? Che se hai una componente troppo alta di obbligazioni a duration elevata, è il portafoglio ingessato, se succede qualcosa, tu quel portafoglio, a meno che tu voglia veramente consolidare la perdita, non riesci più a ottimizzarlo. Se ti si presentano delle opportunità che non sono solo l'India che sta correndo tanto, il Giappone che ha corso tantissimo, o che la Cina che sembra essere uscita dal momento più difficile, ma anche gli Stati Uniti che comunque tengono, ma anche l'Europa azionaria che tiene, insomma tutti questi mercati azionari rappresentano un'opportunità, così come le valute, per quella che sembra la dinamica delle politiche monetarie. Quindi c'è il doppio e duplice errore non solo di seguire effetto gregge, di rimuovere quelli che sono state le perdite registrate nel 2022 anche sul comportamento dei titoli di Stato, dice tanto lo tengo a scadenza, ma lo tengo a scadenza vuol dire almeno per 5 anni avere un portafoglio ingessato. Se invece lo si affida sia attraverso i prodotti assicurativi che attraverso i fondi attivi che gestiscono bene la duration, questo non accade. Grazie Alessandro, vorrei dopo tornare con te su questo aspetto delle distorsioni cognitive che è molto interessante. Volevo però sapere anche da Mario se condivideva quanto raccontato. Stavo sorridendo. Infatti vedevo che annuivi. Perché io mi sono trovato in questi sabati e domeniche con gli amici, ci siamo trovati tutti questi esperti di titoli obbligazionari, di titoli perpetui, Alessandro l'Austria, la Francia, e tutti che mi dicevano, vedi, il mio consulente doveva fare questo, perché adesso quando scenderanno i tassi, questi titoli si apprezzeranno, non parla più nessuno, cioè nel senso che io sto passando dei pranzi tranquillissimi, proprio perché ci sono questi bias e soprattutto questo effetto gregge che si è sentito fortissimo, in questi ultimi 2 anni. Devo dire che ha messo alla prova anche consulenti finanziari navigati nelle crisi, nel senso, io nella mia rete distributiva ho persone che hanno fondato proprio questa professione, che sono stati proprio messi in grandissima difficoltà. Quindi devo dire che mi ci ritrovo pienamente, soprattutto mi sono rovinato i sabati e le domeniche, sempre però con questa consapevolezza che poi dopo i consulenti sono proprio lì per questo, per dare delle risposte a questi strumenti di distorsione di massa, li chiamerei. Ma quando si ha a che fare con la psiche e la mente umana non è tutto così semplice. Mario, invece, il mondo delle polizze, no, ha sofferto pure l'anno scorso, stretto tra due fuochi, BTP, ne abbiamo parlato fino adesso, e la vicenda di Eurovita. In questo caso come vi siete attrezzati voi? Noi diciamo che non abbiamo sentito la crisi, come si suol dire, è un po' quello che spesso quando parlo con i clienti cerco una metafora per un po' tradurre quello che rappresenta Allianz per noi che ci lavoriamo e per i clienti, e da noi è stare un po' come su una portaerei, cioè non si sente il mare, con tutti i suoi pro e contro, nel senso che a chi piace andare in barca a vela magari la portaerei non è proprio il luogo, diciamo, più esaltante. E questo è... Ti piace andare sulla portaerei, Alessandro? Lui è controcorrente.
piace andare in barca a vela, e quindi è quello che è successo in questi anni, nel senso che, come dicevo prima, non avevo avuto questa lungimiranza di aver chiuso le gestioni separate nel 2015, difficilissimo da spiegare sia ai consulenti che ai clienti, anche questa capacità di andare ad orientare queste soluzioni tattiche di cui parlavamo prima all'interno dell'universo delle polizze, soprattutto unit, andando a sfruttare quelli che sono poi i benefici della unit, perché quando si andranno a prospettare quelle che sono delle occasioni, il passaggio all'interno di una unit da un fondo sottostante all'altro non è soggetto a fiscalità, proprio perché ci sono delle compensazioni, andando a rinforzare quelli che erano alcuni concetti proprio tipici delle polizze vita. Noi in questi anni difficili abbiamo inserito un concetto all'interno delle nostre polizze unit di smart protection, quindi in caso di premorienza del cliente assicurato comunque si garantisce il capitale. Quindi siamo andati a costruire tutta una serie di servizi in modo tale che rendessero queste soluzioni, che comunque si trovano anche disponibili sulla parte un po' più core di risparmio gestito come le SICAV, all'interno delle polizze, e poi senza dimenticare quelli che sono dei pilastri della nostra offerta consulenziale, per cui in questi anni difficilissimi, dopo, dove assieme a questo effetto gregge c'era questa, diciamo, scarsa memoria dei clienti sul loro orizzonte temporale, su questi progetti che avevano condiviso con i financial advisor. Per noi un pilastro è stato sempre quello della previdenza. Infatti noi siamo uno dei più grossi contributori sul mercato, soprattutto all'interno di Allianz in Europa. Quindi noi questi sono aspetti che non abbiamo trascurato, perché alla fine, in una logica di lungo periodo, danno un grandissimo valore aggiunto al cliente. Quindi abbiamo cercato di mantenere viva questa attrattività delle polizze, toccando sia temi un po' più strategici, ma anche temi tattici. Forse Alessandro voleva intervenire a commento di quanto detto poco fa da Mario. Vedevo, ho sbagliato? Ti vedevo con la mano alzata. No, era solo per la barca vela. Ah, era barca vela. Coglievo l'assist di Mario, siccome alle mie spalle, forse le vedete, ci sono due quadri che riprendono. Adesso prima edizione dell'America's Cup, quindi io sono appassionato di vela, ho fatto giusto appunto, mi collego a quanto diceva Mario, questo fine settimana ho fatto una regata che si chiama la 100 miglia, che è una regata lunghissima che dura 2 giorni, e come in tutte le regate tu fai tutte le previsioni del caso, quindi ti studi vari meteo, vento, eccetera, e poi gli imprevisti sono all'ordine del giorno. Come sui mercati finanziari, stessa cosa. È uguale. Cioè, l'allegoria è di Mario è perfetta, per cui non sai mai quello che succede, e molto spesso, come diceva anche Chiara, siamo più emotivi che razionali, invece è proprio il momento in cui essere razionale, perché o se si alza il mare troppo, oppure manca totalmente il vento che spinga la crescita economica piuttosto che ci sia una crisi finanziaria, quindi quando si alza troppo il vento e si alzano troppo le onde, devi avere la possibilità di usare diverse vele e poter aumentare o ridurre la superficie velica per andare più veloce, non solo performare meglio, ma anche metterti in sicurezza. Ora, tutti questi elementi, poi proprio quando si parla di comportamentale, sono alla base non solo dell'analisi, ma anche di quelle che sono le soluzioni, no? E quindi di quelle che devono essere le soluzioni. Sì, c'è anche da dire, se posso intervenire, che questo è possibile, come diceva Alessandro, quando però nei periodi in cui il vento è buono, le condizioni sono, diciamo, ottime, si fanno o degli investimenti per migliorare anche in condizioni, diciamo, favorevoli, sia di mercato che proprio di struttura, e sia nel momento in cui si deve in qualche modo simulare una situazione di crisi. Ecco, noi ci siamo preparati tantissimo in questi anni. Poi è chiaro che, come dico spesso alle persone, nessuno si aspettava un incremento dei tassi così violento. Quindi questo non lo possiamo nascondere. Però se nei periodi, diciamo, passatemi il termine, facili di bacche grasse, si diceva una volta, perché spesso dice: ma perché bisogna fare la previdenza? Ma perché? Queste sono le domande che fanno i consulenti finanziari. Bene, quindi bisogna avere la barra dritta e soprattutto investire in formazione, in tecnologia,
in innovazione di prodotto, e devo dire che questo poi in questi periodi difficili rendono anche convessa questa reazione al mercato. Grazie Mario. Ecco, citavi tu prima le iniziative che il vostro gruppo ha condotto sul piano degli strumenti assicurativi. Ecco, il mercato delle polizze sta ripartendo? Ci sono dei segnali positivi, mi sembra, no? Si intravedono dei segnali positivi, è corretto? Sì, si intravedono nella misura in cui appunto si riesce a incanalare quelle che sono le attuali esigenze del cliente all'interno delle polizze. E qui poi più in generale c'è tutto anche uno sviluppo che va al di fuori della semplice gestione della polizza a passaggi di termine finanziaria, cioè nel senso che noi stiamo cercando di allargare quello che è lo spettro proprio della gestione del cliente anche ad altri servizi assicurativi. E uno può dire, ma con la finanza questo cosa c'entra? C'entra e come? Perché quello che si è visto in questi anni è che per poter gestire bene la parte finanziaria del cliente bisogna immunizzare tutta una serie di rischi attraverso servizi assicurativi che non sono proprio legati alla finanza. Quindi andare a, in qualche modo, a sterilizzare quelli che sono dei rischi di coda che fanno sì che i nostri, diciamo, il risparmiatore italiano medio ha tantissimi soldi sul conto, comunque a breve termine, perché quando gli si fa la domanda ma perché risparmi? Perché non si sa, è perché può succedere qualsiasi cosa. Imprevisti, come un cuscinetto per gli imprevisti. Allora iniziamo a fare, come si dice, quello che è un risk management dalla tua posizione. Quindi iniziamo. Problema dei genitori? Bene, abbiamo delle ottime long term care che vanno a coprire da questi rischi. Premorienza, diciamo, non lo dovrei dire al meridionale perché sono superstizioso. Premorienza dell'investitore, comunque ci sono delle polizze vita tradizionali che coprono su questo, come il discorso comunque di integrazione previdenziale. Se si cominciano a fare questi ragionamenti con i clienti, la gestione finanziaria diventa molto più efficiente. Quello che ti ho raccontato è il mio caso, dove io sono iperassicurato, è chiaro, c'è questo bias anche qui, questo anche un conflitto di interesse, anche un conflitto di lavorare per Allianz. Però diciamo che ho tutelato le mie figlie con una polizza vita, ho tutelato i miei genitori, ho assicurato il cane, ho assicurato la casa. Io sono totalmente investito, non mi nascondo, sono totalmente investito in azionario ad ingresso programmato, perché so che quel capitale non mi servirà per questo tipo di rischi. Coprono tutti i rischi? Naturalmente no. Però questo è un buon viatico, soprattutto in quelli che sono i percorsi di consulenza che fanno i nostri banker. Sono perfettamente d'accordo, è proprio la base della consulenza patrimoniale, eliminando i rischi con gli strumenti che sono preposti per quella funzione. Uno può poi la parte di investimento destinarla effettivamente... Perché stiamo vedendo anche con questo trend della longevity, che poi l'orizzonte temporale si sposta sempre più avanti. E poi dopo diventa difficile gestire questi trend con la finanza in senso stretto, e quindi bisogna iniziare a parlare adesso con i clienti. Però in presenza di così detti effetti gregge, magari quando c'è qualcosa che va di moda, oltre a tenere, come si dice, ferma l'attenzione del cliente, si fa anche fatica a tenere ferma l'attenzione dei banker. Quindi è lì che bisogna, come dicevo prima, tenere la barra dritta e ricondurre tutta una consulenza patrimoniale. Ma a proposito di effetti gregge e altri tipi di bias e distorsioni cognitive, volevo appunto chiedere ad Alessandro, dato che prima l'ho interrotto, come arginare questa tendenza? Ci sono soluzioni, strumenti che possono aiutare i professionisti? Ci sono sicuramente diversi strumenti e soluzioni, e Mario ne ha annunciati, ne ha già raccontati alcuni. Anch'io sono d'accordo sulla componente assicurativa, non è un caso che noi come gruppo abbiamo proprio impostato il piano industriale sull'opportunità di ricomprare le JD che avevamo di natura assicurativa per fare una grossa compagnia assicurativa che fosse in grado di avere bilanci all'altezza delle esigenze dei nostri clienti, per poi proporre degli investimenti soprattutto per gli investitori guardiani, perché sai, è molto importante non solo fare un'analisi del profilo di rischio, rendimento, orizzonte temporale con il cliente, che è la base, ma è importante anche approfondirne le caratteristiche come investitore.
E siccome l'asset allocation attuale guida verso una sì componente di obbligazionario e anche una componente a capitale garantito, ma poi anche un crescere della componente a più alto ritorno fino ad arrivare ai private markets, allora sicuramente le soluzioni assicurative per gli investitori guardiani, quindi quelli che sono più restii a investire diversamente dal titolo di Stato, magari solo a breve, dai la possibilità attraverso una quota parte del suo investimento in una polizza di ramo primo di mettere in sicurezza e quindi tranquillizzarlo sul fatto che il capitale è garantito non solo dal sottostante ma anche dalla compagnia di assicurazione, al quale però abbinare una componente di ramo terzo che oggi sulla base dei fondamentali e sulla base anche delle opportunità che il legislatore ha intravisto, poi gradualmente inserire all'interno della componente di ramo terzo non solo il mondo obbligazionario ma anche quello azionario e addirittura in una quota che noi riteniamo fisiologicamente interessante in questo momento con un orizzonte temporale almeno di 5-6 anni, mediamente 7, anche della componente di investimento su private equity, quindi in generale sui private markets. Però non sono tutti solo guardiani di investitori, per cui le diverse forme che sono le gestioni patrimoniali piuttosto che una combinazione in un portafoglio molto ben costruito di fondi che è alla base del nostro modello, che cosa fa il nostro modello ed è quello che vediamo funzionare. Non solo seleziona i migliori fondi, ma cerca di adattarne la proposizione, la narrazione verso il cliente sulla base di quelle che sono le sue esigenze e le sue caratteristiche. Noi dividiamo gli investitori in quattro categorie perché al di là di quello che è guardiano, che è quello prevalente, ci sono anche quelli che o non sono molto interessati a capire in che cosa investono, ma sono un po' più idealisti e quindi guardano alle opportunità dell'investimento, e quindi qui entra anche la componente ESG, se vogliamo, che a volte li può convincere della bontà di tenere una quota parte in azionario. C'è poi quello razionale a cui devi spiegare tutto e gli fai capire lo scenario, gli fai capire i tassi, dove andranno, eccetera, eccetera, e poi quello proprio intraprendente che casomai devi educare tu a non prendersi il rischio nei momenti in cui questo non è consigliato. Quindi per fortunatamente, come diceva Mario, attraverso la formazione molto importante sui nostri banker, sui nostri consulenti finanziari, io ho creato un'accademia, abbiamo molti di noi, insomma, appartenenti all'industria, stanno dedicando molti sforzi in questo e questo sta dando i suoi frutti, e anche nell'informativa, non solo con gli incontri, ma insomma quella che diamo ai clienti, però sempre personalizzandola, perché se no non usciamo da questa trappola del solo BTP, che come abbiamo detto è sì un pezzo importante, ma non deve essere così importante quando si fa un asset allocation un po' più efficace e di maggior prospettiva. Grazie, grazie Alessandro. Adesso sappiamo anche come uscire dalla trappola. Va bene, se non ci sono altre domande, Pier... saluterei i nostri ospiti. Assolutamente, grazie ancora davvero per essere stati con noi, a cominciare da Alessandro Varaldo, amministratore delegato di Banca Aletti. Grazie a voi davvero per il vostro tempo. Alla prossima. Alla prossima. E salutiamo infine anche Mario Ruta, vice direttore generale di Allianz Bank Financial Advisor. Grazie ancora. Grazie per essere grazie per questa chiacchierata. No.